Subito aspettiamo che parte, diciamo che ci accorgiamo che la live parte. Ok, ci dice che sta iniziando. Benissimo. Sa. Ok, vediamo. Ok. Sì, si sente. Allora, vediamo come si vede. Ok. Sì, si vede benissimo. Allora, cominciamo subito. Allora, bene, cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Benissimo. Allora, vogliamo anche questa volta dedicare un video a una persona che ci ha scritto. Ricordiamo che sono diversi coloro che ci scrivono e che puntualmente noi comunque non rispondiamo mai, ovvero al 99% non rispondiamo tramite video, per diversi motivi, ovvero uno dei principali è perché comunque non riusciremo insomma a stare dietro poi al tutto. Bene, però ogni tanto, come dire, l'1%, questo lo decidiamo noi, anche se a volte ce lo chiedete, però purtroppo dobbiamo anche seguire insomma un certo programma, quindi non sempre possiamo farlo, quindi lo decidiamo noi insomma quando fare un video, perché appunto non sarebbe possibile stare dietro a tutto proprio da un punto di vista umano. Questo ci dispiace tantissimo, però sappiamo che insomma potete tranquillamente comprenderlo, che siamo, come dire, ci troviamo impossibilitati a dover affrontare una situazione da questo punto di vista, cioè rispondere a tutti tramite video. Sarebbe proprio impossibile, gloria a Dio. Però ogni tanto lo facciamo. Bene, quindi ci troviamo, insomma, davanti una persona che ci ha coinvolto, ovvero ci rivolge alcune considerazioni, ci fa qualche domanda, più di una, e quindi noi gli vogliamo rispondere a questa persona tramite il presente video. Benissimo. Come sempre, come già detto, vogliamo mantenere l'anonimato della persona. Quindi io adesso andrò a prendere la lettera della persona. Eccola qua. Allora, abbiamo lasciato alcune cose che riguardano, diciamo, la sua vita personale, perché riteniamo sia importante, perché ci sono molte altre persone che si trovano nella sua stessa identica situazione, quindi ci può interessare, può essere di beneficio a molti, diciamo, questo video. E comunque, dal momento in cui non stiamo facendo il nome, come dire, problema non ce n'è. Bene, questa è la lettera della persona, la quale ovviamente si è firmata, ma noi appunto abbiamo mantenuto, come dire, nascosto il suo nome e il suo cognome. Bene, quindi salutiamo questa sorella. Dio ti benedica, cara sorella. Bene, vogliamo fare una piccola preghiera. Signore, veniamo a te, Padre, questa mattina, e ti chiediamo, Signore, di guidare, Signore, quello che diremo. Sappiamo che senza di te non possiamo fare nulla, Padre. Guidaci, Signore, con lo Spirito Santo, Signore, e compungi, Signore, tutti i cuori di coloro che guarderanno, Signore, questo video. Fai che tutto quello che noi diremo sia al 100% scritturale. Aiutaci a non aggiungere nulla e a non togliere nulla alla tua parola, Padre. Benedici tutti coloro che vedranno questo video, Padre. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il tuo figliuolo, che è benedetto in eterno. Amen. Ok, allora, chi non mi conosce, il mio nome è Alessio Evangelisti. Benissimo, allora, rapidamente leggerò la lettera tutta quanta, tanto è corta. Allora, sono una ex cattolica, sono uscita dalla Chiesa Cattolica perché ho cominciato a fare domande sulle scritture. Mi sono resa conto che non mi rispondevano perché la loro dottrina non è basata su Gesù Cristo, ma su ben altro. Ho chiesto e ottenuto
la cancellazione del battesimo ricevuto all'età di 3 giorni. Fuori di lì ho cercato su YouTube qualcuno che mi potesse aiutare. Ho trovato un pastore evangelico, Marco De Felice, persona squisita. Dopo un poco mi ha invitato a entrare in una chiesa evangelica di Milano. Io non me la sono sentita. Sono poi guidata dalla rabbia che avevo verso i dirigenti della Chiesa Cattolica, caduta in mano del fratello Giuseppe di Radio Blast prima e poi da Eliseo Bonanno. Scoperto le falsità che predicano, sono fuggita. Ora il fratello, che non faccio il nome, poi dirò perché, mi ha consigliato il tuo canale e ora eccomi qua. Sto ascoltando i tuoi video con la Bibbia in mano. Devo dire che mi piace molto come spieghi le scritture. Ora, dopo la presentazione, ti pongo la domanda. Ho ricevuto lo Spirito Santo quando ero ancora cattolica. Da quel giorno la mia vita è radicalmente cambiata. Ormai mi interessa solo ciò che riguarda il Signore, tutto il resto mi è indifferente. Non faccio parte di nessuna chiesa e questo mi addolora. Prego sempre il Signore per avere almeno un fratello o una sorella che possa venire a casa mia a pregare e a parlare del Signore, ma è difficile perché io sono invalida e non esco quasi mai di casa. Quando esco sto malissimo, sono circondata da cattolici che non vogliono ascoltare nulla e pregare nulla se non la Madonna. Prego e parlo del Signore con un'amica nelle mie stesse condizioni via internet. Io sono a Milano, lei vive in Francia. Possiamo considerare le nostre riunioni chiesa? Biblicamente come sono messa su questa cosa? Sono molto combattuta. Avrei anche una domanda che riguarda te. Non vuole essere un attacco alla tua persona, ma una richiesta per comprendere, so, e anche tu lo predichi, che non esiste il ministero femminile, ma poi sul tuo sito vedo la foto di un pastore donna e questo mi confonde, giusto? E poi si firma, ok, benissimo. Questa è la lettera, io non l'ho modificata affatto. Come mi è stata mandata, l'ho lasciata, tranne tutto ciò che ho messo in nero e qui ho tolto il nome, perché lei dice che è stata guidata da me tramite un fratello. Perché non ho fatto il nome di questo fratello? Perché se io facessi il nome di questo fratello si verrebbe in automatico a capire chi è la persona che sta scrivendo. E siccome io devo mantenere l'anonimato di questa persona, non posso fare questo errore. È solo questo il motivo che mi ha spinto a cancellare. L'ho fatto con grande dolore, però io devo mantenere l'anonimato delle persone che mi scrivono. L'anonimato non si tocca, è qualcosa che dobbiamo stare molto attenti. Anche l'anonimato dei miei nemici io rispetto quando mi scrivono nelle mail, perché la mail è privata. Poi se invece mi scrivono sotto i video è pubblico, e lì posso fare quello che voglio perché è pubblico, quello che tu fai al pubblico è pubblico. Tu te ne prendi le tue responsabilità. Ma nella mail no, non posso farlo, ma stiamo scherzando. Siano amici, siano nemici, no. L'anonimato va mantenuto. E quindi ecco perché non ho messo qua, diciamo, ho tolto il nome. Ma del resto, ecco, ho tolto giusto qualche piccola presentazione, il nome, insomma, qualche cosa di privato che mi ha scritto, ma poca roba, insomma. Com'è stata scritta, l'ho riportata. Benissimo. Allora, cara sorella, Dio ti benedica. Che dire, ti ringrazio e niente, allora cominciamo molto rapidamente. Allora tu dici che insomma hai trovato un pastore, Marco De Felice, persona squisita. Sì, è vero, è una persona squisita, e lui ti ha detto di andare insomma in qualche chiesa. Tu non te la sei sentita, ok? Secondo me hai fatto bene, perché purtroppo, a me dispiace dirlo, però io devo dire la verità, sappiamo tutti lo sappiamo, che Marco De Felice sarà squisito, educato, tutto quello che ti pare, tutte le cose più belle del mondo materialmente parlando, però spiritualmente parlando dice che il Signore oggi non battezza di Spirito Santo, quindi è un cessazionista.
Insomma, annullare il consiglio di Dio non va bene. Il Signore, io ho fatto un ultimo video dove proprio ho parlato dell'importanza del battesimo dello Spirito Santo. Il Signore Gesù Cristo è venuto, cioè proprio è scritto nero su bianco, Lui è venuto. È venuto per darci salvezza e per darci potenza, per combattere contro questo mondo, contro le tentazioni di questo mondo, contro la carne, contro noi stessi. E per fare questo abbiamo bisogno di potenza, e la potenza è Dio, è lo Spirito Santo. E quindi sì, tutti hanno lo Spirito Santo, tutti nati di nuovo, ma non tutti hanno il battesimo dello Spirito Santo, che si manifesta unicamente, solamente tassativamente con le lingue. Quindi quando una persona squisita, educata, tutto quello che vuoi, dice che oggi il Signore non battezza di Spirito Santo, o perlomeno non a tutti, come dicono altri, no, che tu devi andare in, diciamo, in pseudo chiese dove insegnano queste eresie, hai fatto bene a non seguirlo, per carità. La persona la rispettiamo, però quello che la persona insegna lo condanniamo, e poi ognuno dovrà rendere conto a Dio. Marco De Felice, se stai guardando questo video, ricordati che noi dovremmo rendere conto a Dio. Te lo dico con amore, se io ti amo ti dico la verità. Marco De Felice, se tu stai guardando questo video, ognuno di noi dovrà rendere conto di quello che ha insegnato per conto di Dio nella sua parola. Che noi vogliamo mantenere il nostro posto perché siamo in una certa organizzazione, perché veniamo sempre invitati nelle chiese a predicare, ora qui, ora là, ora su, ora giù. E quindi se andremmo a predicare certe cose verremmo in automatico scomunicati o allontanati. Non importa. E chi te lo parla e chi te lo dice ha autorità in questo, perché io ho rinunciato a tutte queste cose per amore della verità. E lo devo dire, non è un vanto, è la verità. Quindi, io te l'ho detto, ti ho avvertito, Marco De Felice, se stai guardando questo video, nell'amore del Signore, ravvediti, perché molto presto la Chiesa sarà tolta, sarà rapita. Spero che almeno in questo ci credi, visto che non credi che oggi il Signore battezza lo Spirito Santo. Spero che almeno creda tu nel rapimento della Chiesa. Non che non sia grave l'altra cosa, cioè la tua situazione, tua e di tutti voi che negate il battesimo dello Spirito Santo, cessazionisti, è molto grave. Io te l'ho detto, il mio compito è finito. Dio ti benedica e Dio benedica la tua famiglia, caro Marco De Felice. Bene, visto che è stato fatto il tuo nome, dice è stato fatto in privato. Sì, e io lo faccio in pubblico perché Marco De Felice è una persona pubblica, è una persona che fa video, è una persona che insegna la parola di Dio, e qualsiasi persona insegna la parola di Dio pubblicamente, è giusto che possa essere confutato pubblicamente. È giusto. Quello che ho fatto davanti a Dio è giusto. Poi, tu dici, cara sorella, considerate che stiamo parlando, allora lo dico ai giovani nella fede, ragazzi, stiamo parlando di una persona che fino a poco fa, pochi giorni fa, pochi mesi fa, non lo so, era cattolica e è uscita fuori dal cattolicesimo. Quindi è una fanciulla nelle vie di Dio, e sono i più belli, sono bellissimi i fanciulli nelle vie di Dio, sono delicati. Ai a scandalizzare uno di questi, ai a scandalizzare un fanciullo nella fede, attenzione. Quindi considerate che, guardate come scrive, ma guardatelo, non dovete guardare la grammatica, a me danno fastidio le persone che guardano la grammatica o che dicono ad altri che tu non scrivi come, non sto dicendo che scrivi male, però ci sono alcuni che dicono, tu non sai scrivere, ma a parte che non ti devi permettere a nessuno di dire tu non sai scrivere, però a parte che la lettera è scritta bene, però dobbiamo guardare come è scritta da un punto di vista spirituale. Stiamo parlando di
una persona nata di nuovo da poco. Guardate quanta opera di Dio c'è in questa lettera. Poi dice, guarda, osserva come scrivono le pecore e poi andremo a fare il confronto su come scrivono le capre. Tu dici giustamente, sono poi, pensate le parole, vabbè, guidata dalla rabbia, ok, che avevo verso i dirigenti della Chiesa Cattolica, basta vedere quello che stanno a fare, sono caduta in mano del fratello Giuseppe Blaste, prima e poi di Eliseo Bonanno. Ora, è chiaro che questa sorella è stata scandalizzata, no? È stata scandalizzata perché questi due signori, va bene, sono uno peggio dell'altro, adesso ci spenderò qualche parola. E, essendo stata scandalizzata, è qui che si vede la differenza, ovvero quello che sei, se sei una pecora o sei una capra, è dai frutti, perché le pecore, quando vengono scandalizzate dall'uomo, non lasciano il Signore. Non dicono, ah, siccome l'uomo mi ha scandalizzato, siccome i pastori mi hanno scandalizzato, siccome i ministri mi hanno scandalizzato, siccome gli evangelici mi hanno scandalizzato, lascio il Signore. Questo lo fanno le capre. E tornano a Satana. Vanno nella Chiesa Cattolica, vanno nella massoneria, vanno nello gnosticismo, vanno nel batte la pesca. Perché? Perché non sono pecore, ma le pecore ascoltano la mia voce e le pecore, anche se vengono scandalizzate, non lasciano il Signore, non lasciano la parola di Dio. E dai loro frutti, dice il Signore, che li riconoscerete. Questa è una sorella che, malgrado tutti gli scandali, hai di coloro che stanno scandalizzando, malgrado tutti gli scandali, continua nelle vie di Dio. Gloria a Dio. Allora, fratello Giuseppe di Radio Blast, si chiama fratello da solo, perché solo lui ce ne può chiamare, è uno che dice un sacco di sciocchezze, che va dicendo che dobbiamo andare in Sud America per passare la grande tribolazione, Sud America, in Centro America, quando là, se voi vedete quello che sta succedendo, considerate che la seconda nazione nel 2016, dove ci sono stati più morti, seconda solo dietro la Siria, è stato il Messico, 2016, pensate. Neanche in Iraq ci sono stati tanti morti come in Messico nel 2016, solo in Siria, pensate. Assassini, morti, sequestri, quello che sta succedendo in Sud America e Centro America, tra un po' lì scoppia tutto. E lui sta dicendo, venite qua, guardate il Cile, guardate l'Ecuador, guardate il Perù, guardate il Venezuela, guardate il Cile, sì, l'ho detto, vedrete quello che succederà in Argentina da un punto di vista geopolitico, secondo me. Vedrete, altro che il palo e il Dia de los Lapices, altro che, vedrete, per non parlare poi dell'Europa, lasciamo stare. E quindi Giuseppe di Radio Blast è veramente un falso profeta. Poi parla, vabbè, Eliseo Bonanno, lasciamo stare, uno che dice che la terra è piatta, o uno che insegna la Kabbalah, perché questo insegna la Kabbalah, che ci sono due creature, che i rettiliani, i demoni, lasciamo stare, questa... Eliseo Bonanno, se dovessi vedere sto video, risparmiati i video di risposta e le parolacce. Ti sfido a un confronto, ma chi ci viene? Ma chi te confronta a te? Come diresti tu, perché hai paura? Ecco, bravo, c'ho paura, non ci vengo. Ma figurati, manco ci perdo tempo con te. Sai quante volte mi hanno detto, fagli video a Eliseo Bonanno? E io rispondo, ma chi ci perde tempo? Mo' perché sei stato nominato. Ma chi ci perde tempo con te? Ma chi te vi è dietro? Chi te vi è dietro? Chi te vi è dietro è perché o se fa due risate o perché come te non c'è niente da fa. Andiamo oltre. Quindi hai scoperto le falsità che predicano e sei fuggita. Perché sei fuggita? Perché? Perché hai fatto la volontà di Dio. Oh, il Signore ci chiama a fuoriuscire
da Babilonia. Babilonia, come primo significato, scritturalmente parlando, il primo significato che ha è confusione, ma attenzione, confusione spirituale, eh? Poi, di conseguenza, nasce anche la confusione materiale, è chiaro. Se c'è confusione spirituale, se tu stai male dentro, nel tuo animo, spiritualmente parlando, e tutto quanto, anche le tue opere, le tue azioni saranno tutte confuse, sballottate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi laddove c'è confusione spirituale, poi c'è anche confusione materiale. E quindi sei fuggita. Ora, c'è un fratello che ti ha consigliato il mio canale. Benissimo. E quindi eccoti qua. Ok, facciamo la separazione. Salviamo. Quindi, stavo ascoltando il tuo video. Ah, ok, poi facciamo la domanda. E qui dici, allora, ho ricevuto lo Spirito Santo quando eri cattolica. Ecco, questo è importante, perché ci sono tanti cattolici che ci seguono e non si decidono a uscire dalla Chiesa Cattolica. Ecco, questa sorella ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo quando era cattolica, e che cosa ha fatto lo Spirito Santo in lei? Qual è l'opera che ha fatto lo Spirito Santo in questa sorella? L'ha fatta uscire. Poi lo vedremo nella scrittura, questo. A parte che già l'abbiamo detto. Ma lo vedremo ancora nei Fatti degli Apostoli. Cosa fecero gli Apostoli? Allora, da quel giorno la mia vita è radicalmente cambiata. Ormai mi interessa solo ciò che riguarda il Signore. Tutto il resto mi è indifferente. E poi dici, non faccio parte di nessuna chiesa. Ok, e questo ti addolora. Ed è un buon sentimento. E prego sempre il Signore per avere almeno un fratello o una sorella che possa venire a casa mia a pregare. Parlare del Signore, ma è difficile perché io sono invalida e non esco quasi mai di casa. Quando esco sto malissimo. Dio ti benedica, sorella. Preghiamo per te in questo momento difficile. Sono circondata da cattolici che non vogliono ascoltare nulla e pregare nulla se non la Madonna. Ora prego e parlo del Signore con una amica nelle mie stesse condizioni via internet. Io sono a Milano, lei vive in Francia, possiamo considerare le nostre riunioni di chiesa? Punto di domanda. Ok, allora è una diciamo domanda particolare, perché da una parte è semplicissimo rispondere, dall'altra è difficilissimo. Allora, ti risponderò facendoti vedere, facendoti una presentazione biblica prima. Quindi vogliamo passare alla parola di Dio. Allora, nella parola di Dio è scritto, diciamo sempre è scritto e poi lo leggiamo, ok? Ma, cara sorella, ricordiamo una grande verità che si trova rappresentata in Matteo capitolo 4, quando il Signore Gesù viene battezzato nelle acque, riceve anche lo Spirito Santo, che scende su di lui a forma di colomba. Ecco qui che vediamo appunto il primo battesimo, battesimo nell'acqua, poi il battesimo nello Spirito Santo che scende su di lui a forma di colomba. Lo Spirito Santo lo spinge nel deserto, passano i 40 giorni, poi il diavolo si avvicina a lui, è Satanasso in persona, e lo tenta, e per tentarlo gli cita la scrittura e gli dice scritto. Effettivamente è scritto, ma il Signore Gesù gli risponde è altresì scritto. Quindi quando noi diciamo è scritto, così sia, amen, è scritto, ma non dimentichiamo quello che altresì è scritto. Perché la parola di Dio è verità tutta quanta, dice il Salmo 119, la somma della tua parola è verità. Quindi va sempre considerata tutta quanta all'unanimità. Bene. Allora, vogliamo cominciare con il passo chiave, no? Ebrei 10, 25, Ebrei 10, che lo sappiamo tutti a memoria, ci dice, ci dà un comandamento, questo è un comandamento, e dice non abbandonando la comune nostra radunanza.
come alcuni sono usi di fare, ma esortandoci gli uni gli altri e tanto più che voi vedete approssimarsi quel giorno. Quindi uno dei comandamenti che si trovano nella parola di Dio, no, è quello di adunarci, perché la Chiesa non sono le quattro mura, ok? Mai dire questo, la Chiesa non sarà mai il locale di culto. Ora, chiaramente, poi non entriamo nel legalismo, chiaro che per semplicità di linguaggio uno dice, guarda, vado in chiesa, come dire, vado al culto, vado al locale di culto, vado nella riunione, per semplicità di linguaggio, è chiaro, ovviamente. Poi no, oddio, no, non si può fare, no, come non si può fare? Certo, uno, secondo il contesto, secondo quello che stai dicendo, quando dici, utilizzi il termine chiesa, ti puoi riferire alla chiesa, che biblicamente parlando sono le anime, ovvero ti puoi riferire, tipo vado in chiesa, ovvero vado al locale di culto, ti riferisci al locale, insomma, poi non cadiamo poi nel banale, per cortesia. Però, biblicamente parlando, la chiesa sono anime, salvate, vive, vegete, che lodano il Dio, chiamati altresì i santi dell'Altissimo. Siccome noi abbiamo l'amore di Dio nel cuore, io non posso dire, ah, io l'importante è che ho il Signore dentro. E allora dov'è l'amore di Dio nel cuore? Per andare, cercare coloro che professano la tua stessa fede, stare insieme a loro, gustare della comunione, rompere il pane insieme e così via discorrendo. Dov'è il tuo amore? Dai frutti. Infatti tu stai portando frutto, perché tu dici sei addolorata, che non lo puoi fare, e quindi questo ti addolora. Perché? Perché hai l'amore di Dio. Chi non ha l'amore di Dio allora non viene addolorato, ma chi ha l'amore di Dio, amen. Quindi è chiaro, è un comandamento biblico, no? Il radunarsi, il voler stare insieme ai fratelli. Chi non ha questo sentimento si sta spegnendo la sua fiamma, la sua candela, la sua lampada, chiamala come vuoi, il suo candelabro. Molto specie. Bene. Però, insieme a questo comandamento ce ne sono altri 10.000, per usare un numero simbolico. Ma andiamo piano. Allora, se io vado in Matteo 18, 20, dice il Signore, guarda, ascoltami bene, dice il Signore, dove, ovunque, in montagna, al mare, in collina, in città, nel paese, in un locale di culto, in un appartamento, in un garage, in una terrazza, in uno scantinato, in una grotta perché perseguitati, eccetera, eccetera, eccetera. Ovunque, dove due o tre, quindi due il minimo, sono radunati nel mio nome, io sono lì in mezzo di loro. Quindi lì c'è la Chiesa, lì c'è una riunione di culto. Alcuni dicono, no, quello non è una Chiesa perché manca il pastore, manca qua, manca là, manca su. Non dite sciocchezze, giovanotti nella fede. Ci sono? Allora, se è per questo, tu trovami una Chiesa che ci abbia tutti i ministeri e tutti i doni. Nella tua Chiesa ci sono tutti i ministeri e tutti i doni? No. A malapena ci avete un pastore vero, vero. Vero, pastori a bizzeffe, vero, poi il dottore della legge, evangelisti, profeti, i doni, guarigioni, morti che risuscitano, e allora, o quante chiese che non avevano un pastore, e che si sono messi a fare? Si sono messi a pregare, Signore manda un pastore. Perché, o manda un predicatore che suscitalo da in mezzo di noi o che venga da fuori. Ma questa è un'altra storia. Quindi dovunque, due o tre, lì c'è una chiesa. Dice, non c'è chi predica. Non è un problema. Avete lo Spirito Santo. Siete stati battezzati di Spirito Santo. E se non siete stati battezzati di Spirito Santo, perché non siete stati battezzati? Da dove viene lo Spirito Santo? Scusate la battuta, ma nei vostri confronti viene dalla luna?
No, lo Spirito Santo è già qui in mezzo di noi, deve entrare dentro di noi. Quando parlo del battesimo dello Spirito Santo, poi i nati di nuovo tutti già hanno lo Spirito Santo, ma il battesimo è un'altra cosa. Perché il Signore dopo 20 anni non ti battezza di Spirito Santo? Perché? Allora, o Dio è bugiardo o tu non stai in regola col Signore. Punto. Da qui non se ne esce. Questo vale per tutti quelli che stanno vedendo questo video. Quindi, 2 o 3 radunati, lì c'è una chiesa. E quelli che appartengono alle organizzazioni, tutti, ti insegneranno il contrario. No, ma che scherzi. Sono di serie B, si radunano in casa, non vengono da noi, non vengono nelle nostre radunanze. Venite da noi, venite nelle nostre radunanze. Buscia del diavolo. Se si riuniscono in casa... E anche se sono 2, vanno avanti benissimo nelle vie di Dio. Perché non pensare nelle chiese di sana dottrina, quando si riuniscono, che tu vedi 50, 100 persone, di quelle 100 persone in chiese di sana dottrina, non pensare che i salvati sono più del 10%. Dice, è questa la situazione? Sì, lo capirai con gli anni. È anche scritturale, sì. Tu vai in una chiesa di sana dottrina, non pensare che i salvati siano più del 10%. Ma questa è un'altra storia. È un dato di fatto. Lo vuoi accettare? Lo accetti. Se non lo vuoi... Gli anziani nella fede, quelli veri, e che seguite questo canale, sapete che le cose stanno così. Andiamo avanti. Il Signore sta per aprire la sua chiesa, io non ci vado leggero, io quello che è, carta canta, verbo volant, quello che dice la scrittura è, la greggia è piccola, molti sono i chiamati, pochi sono i salvati, pochi. Allora se ci credi a quello che dice la scrittura, amen. Se non ci credi, beh io ci credo, e allora siamo diversi, ora non ce l'ho con te sorella, ci mancherebbe. Ce l'ho con le caprette che conosco. Allora. Seconda. Però, abbiamo letto qua che noi non dobbiamo abbandonare la nostra comune radunanza. Cioè tu devi avere una tua radunanza. Tu non puoi andare oggi vado qua, domani vado là e vai a fare la cavalletta, perché il Signore ti colloca in una radunanza. Ecco perché nell'Apocalisse troviamo 7 chiese che poi rappresentano la chiesa globale, ma questa è un'altra storia. Ma ognuno aveva la sua radunanza, il suo proprio pastore, i suoi ministri, i suoi anziani. Tu non è che mo dici allora io sono il pastore di questa comunità, mo... Oggi invece di andare nella mia comunità vado in un'altra e lì lascio tutto e questo vale per tutti quanti gli altri. No, tu c'hai la tua adunanza, quella segui, quella vai, poi se qualche volta vuoi andare a fare qualche visita è un altro discorso, ma un conto è qualche visita e un conto le cavallette che zompano da una comunità all'altra. E come li vedi questi? Confusi spiritualmente parlando. Ci hanno un minestrone di dottrine in testa che quando li senti parlare, un cattolico parla meglio, è più lineare con la propria dottrina. E faccio una battuta, non prendetemi alla lettera. Quindi, vero è che è scritto non abbandonate la comune radunanza, ma è altresì scritto questo. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina... non lo ricevete in casa e non salutatelo. Attenzione, qui non dici, qui è un discorso soprattutto spirituale, ovvero non è che tu non devi salutare la gente, o non devi aiutare la gente, o non devi amare i tuoi, ci mancherebbe. È un discorso spirituale. Se qualcuno che non reca questa dottrina ti vuole portare con sé dottrinalmente, non avere nulla a che fare con lui. Amalo, gli devi voler bene, se c'ha fame gli devi dar da mangiare, anche ai tuoi nemici, se è malato lo curi, se casca per terra e se rompe, per dire, scusate, un braccio, ma che scherzi, lo prendi, lo porti all'ospedale, ma ci mancherebbe.
Ma stiamo scherzando? Mai? O come fanno i testimoni de Genova, come li chiamo io, fanno l'ostracismo, che non salutano addirittura i figli o i genitori perché non seguono i loro pensieri dottrinali? Ma non sia mai, un figlio non si lascia mai, non si abbandona mai, un genitore non si lascia mai, non si abbandona mai. Questo è un altro discorso. Però se io ho un figlio, per ipotesi, e mio figlio se mette a fa, per dire, l'ognostico pazzo, perché lasciamo sta ognosticismo che dicono d'essere Dio, pensa un po', non è che io lo seguo, ma non per questo l'abbandono. È mio figlio, vuoi che me lo tocca, me lo tengo stretto, lo amo, gli voglio bene. Ma spiritualmente parlando, quando lui dice vado a riunione degli gnostici, ecco, bravo, va, e quando torni ti tiro pure una ciabattata, scusate la battuta. Ma questa è una cosa, quindi qui dice non lo ricevete in casa, non lo salutate, spiritualmente parlando non devi avere nulla a che fare con questa gente, non devi seguirla. Però poi, ovviamente, noi viviamo in questo mondo, nel lavoro trovi persone che di tutti i tipi, quello è un altro discorso, oppure in famiglia c'hai persone che seguono queste vie, potrebbe succedere, tu non li segui, ma non per questo non sono i tuoi parenti, non gli vuoi bene, eccetera, eccetera, eccetera. Però, spiritualmente parlando, tu non devi andare a casa o in comunità o in riunioni dove non si professa il vero Vangelo. Ecco qui la contrapposizione tra quello che tu dici, che è giusto, dice non faccio parte di nessuna chiesa, ovvero di nessuna comunità, perché la chiesa sei tu, e questo ti addolora. Quindi cosa dice la scrittura? Ebrei 10:25 dice non abbandonare la comune radunassa, ma Giovanni 2:10 dice non andare in qualsiasi adunanza. Ecco qui che si concretizza la grande frizione, perché da una parte noi dobbiamo avere una adunanza, ma dall'altra parte, ha detto il Signore, verranno tempi difficili, quali non vi sono mai stati e mai più ve ne saranno. E noi ci troviamo nel periodo più buio che la Chiesa sta attraversando, previo rapimento della Chiesa, dove oggigiorno una infinità di credenti che mi scrivono, sparsi anche nel mondo, non sanno come te, quanti non sanno dove andare, perché vicino casa loro non c'è una comunità sana. Allora, cosa devono fare tutti questi? Allora, se hai una comunità sana, gloria a Dio. Se fai parte di una comunità sana, ci devi andare, non devi trascurare. Ma se non c'è, dice la scrittura, non andare ovunque. E chi va in una comunità che non è sana, deve uscire, non puoi stare lì. Come tu sei uscita dalla Chiesa Cattolica, questo vale anche per tutti quei evangelici che vanno in questi mondi bui, oscuri. Vedi Lirio Porrello, vedi tutto sto mondo apostolico, Guglielmo Maldonado, Benny Hinn, Sondergaard, tutta Blast, Bonanno, tutta sta gente qua, uscite da questi mondi bui e oscuri. Non è la volontà di Dio. Vi riunite in casa, l'abbiamo letto, ovunque due o tre, Matteo 18, guarda se si leva, non si leva niente, ok, Matteo 18:20, ovunque due o tre sono radunati nel mio nome, lì c'è il Signore. Ci credi? Questa è la domanda che ognuno di noi si deve porre. Ci credi? Questo è. Che poi qualcuno ti dirà siete di serie B? Che ti importa? Cosa ti importa quello che dice la gente? La fede sta in questo, nel maturare e nell'apprezzare di più la parola di Dio piuttosto che le opinioni della gente, perché di questo si tratta, di opinioni e non di parola di Dio. Bene, i gravi danni
i gravi danni, ma voglio aprire un'altra, i gravi danni che reca questa, diciamo, la comunione, che comunione vi è, dirà Paolo ai Corinti, che comunione vi è fra le tenebre e la luce. Ma ti ricordi Galati 5? Dice che voi correvate bene, ma chi vi ha dato sturbo per non prestar fede alla verità? Cioè, i Galati erano stati infiltrati dai giudei, dal giudaismo, in figura di pseudo-messianici, diremo oggi, per usare un linguaggio, no? Oggi è pieno di pseudo-messianici, no? Vedi i video che ho fatto a proposito dei pseudo-messianici, eh? Che ti insegnano il Talmud, che ti insegnano la Kabbalah, che è piena di sacrifici esoterici, di ingrippi esoterici, invocazioni sataniche. Vedi, che prima rinnegano la Trinità, poi l'accettano, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete cosa comporta poi il frequentare qualsiasi comunità, basta che è una comunità? No, non funziona così. Vogliamo vedere come hanno agito i santi uomini di Dio che hanno posto il fondamento, che sono gli apostoli e i primi cristiani. A loro dobbiamo andare, perché la scrittura ci pone il loro esempio. L'apostolo Paolo ebbe a dire: siate miei imitatori, proprio sue stesse parole, siate miei imitatori come io sono imitatore di Cristo. Quindi dobbiamo considerare l'operato di questi uomini di Dio, di questi primi apostoli e primi cristiani, e imitarlo. Allora, qui dice che Fatti 18:6 dice: contrastando egli, no, e bestemmiando, quindi loro annunciavano il Vangelo e trovavano opposizione, contrastavano, bestemmiavano. Allora dice che egli scosse i suoi vestimenti e disse loro: il sangue vostro sia sopra il vostro capo. Io ne sono netto, perché gli aveva detto la verità. Da ora innanzi andò ai gentili. Quindi quando tu vai in un posto dove non ricevono la parola di Dio, tu gli dici: voi state errando, e gli annunci la parola di Dio. Se ti contrastano, vattene, non restare lì. Non è la volontà di Dio. Non può essere la volontà di Dio. Non li frequentò. Atti 13 dice che Paolo e Barnaba, usando franchezza nel loro parlare, disse: egli era necessario che a voi prima si annunziasse la parola di Dio, a voi giudei, ma poiché la ributtate e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci volgiamo ai gentili. Ecco perché quando un cattolico viene salvato, cosa fa il cattolico? Loro non uscirono subito dalle sinagoghe, perché noi leggiamo la scrittura che loro restavano nella sinagoga. Ci hanno messo un bel po' prima di uscire completamente dalle sinagoghe, però al contempo, attenzione qui, a proseguire il discorso, non è che restavano impassibili, come fanno oggi molti cattolici che seguono questo canale, che vanno nella Chiesa Cattolica, dice: no, ma io non condivido, però stai zitto. Invece Paolo, Barnaba e tutti gli altri, Priscilla, Aquila, andavano nelle sinagoghe, non in silenzio, andavano nelle sinagoghe e predicavano la verità e annunciavano che Gesù era il Cristo. A differenza di molti di voi che seguite questo canale, dite: no, io sono cattolico, vado in chiesa cattolica, ma non condividi. No, tu condividi, perché quando vai là non apri la bocca e dici: quello che voi state facendo non è scritturale, l'idolatria non è scritturale, Maria non è la madre di Dio, è lo strumento utilizzato da Dio per partorire il corpo di Cristo, Maria è la madre di Gesù, uomo, non la madre di Dio. E tutte le nefandezze che loro insegnano, che non c'è il rapimento della Chiesa e così via discorrendo, voi non andate in Chiesa Cattolica,
per dire tutte queste cose, ma andate in chiesa cattolica, state zitti. Gli apostoli non facevano questo, loro andavano nelle sinagoghe e parlavano e dicevano: voi non state seguendo la verità. La verità è questa. Alla fine, cosa gli hanno fatto? Paolo dovette fuggire perché sennò l'avrebbero ammazzato. Quindi facciamo molta attenzione. Quindi sì, non dobbiamo trascurare la comune radunanza, ma non possiamo andare ovunque. E siccome molti non hanno una comunità sana dove andare, è meglio che se ne stanno a casa propria. E pregano il Dio che trovassero qualcuno, basta uno, per riunirsi settimanalmente. Benedetto il santo nome del Santo Signore. Se tu vai al verso 50, dice che i giudei istigarono donne religiose e onorate, i principali della città commossero persecuzione contro Paolo, contro Barnaba, e li scacciarono ai loro confini. Quando tu sei cattolico e nasci di nuovo, cessi di essere cattolico e cominci a predicare Cristo dentro la comunità cattolica, verrai cacciato fuori. Se non vieni cacciato fuori, vuol dire che tu stai muto. E che ci vai a fare? Perché sei accondiscendente. Caro cattolico che mi segui, bene. Allora, Fatti 2, punto 46, dice che perseverarono di pari consentimento ad essere tutti i giorni nel tempio, ok? Rompendo il pane, poi andavano di casa in casa, prendevano il cibo insieme, con letizia, semplicità di cuore. Alla fine poi vedremo, loro andavano anche nel tempio, però poi vedremo che loro usciranno, poi il tempio addirittura gli sarà tolto da Dio, gli sarà, qui c'è tutto un altro ragionamento, gli sarà distrutto, dalle sinagoghe saranno cacciati, loro stessi se ne andranno dalle sinagoghe, come abbiamo letto Paolo e Barnaba, dice: noi ce ne andiamo, non veniamo più da voi. Perché quando ci rigettano, dice il Signore, se entrate in un villaggio e vi rigettano, andatevene, non restate, scuotetevi la polvere dai vostri piedi. E quindi si riunivano nelle case, di casa in casa, rompevano, prendevano cibo insieme con letizia, semplicità di cuore, e poi dirà altrove che rompevano anche il pane, quindi facevano la cena del Signore, comunemente chiamata anche Santa Cena. Non è peccato chiamarla Santa Cena, anche se la scrittura la chiama Cena del Signore, va bene. E quindi non sono mai esistite le chiese come esistono oggi, non che sia peccato, però che oggi c'è il locale di culto e quella è la situazione, quella è la verità. No, la Chiesa ancora oggi, dove c'è la persecuzione, eccetera, eccetera, si riunisce di casa in casa ed è una Chiesa a tutti gli effetti. Ai di quei pastori, ai di quei... Così dice il Signore nella sua parola, apri la mente. Ai di te, pastore, ministro, predicatore, insegnante, se direttamente o subdolamente fai intendere che chi si riunisce in casa è un credente di serie B, dovrai rendere conto a Dio di questo, perché stai modificando la parola di Dio. Allineati alla parola di Dio, dice il Signore. Il Signore Gesù è molto geloso della sua parola. Basta cambiare una sola virgola, qualora ci fosse, perché nei testi originali è tutto liscio, però usiamo un linguaggio nostro, qualora cambi una sola iod, ai di te. Se sei cosciente di quello che stai facendo, e se non sei cosciente, investiga meglio le scritture, perché il predicatore non può essere inesperto nell'insegnare la parola di Dio, e se sei inesperto stai ricoprendo un ruolo che non ti spetta. Come fece con me il Signore agli inizi della mia conversione, sotto insistenza del mio pastore, santo uomo di Dio Ezio Evangelisti, ti consiglio di vedere i suoi video, metteva alla prova, giusto? Vuoi portare un messaggino? Già era
qualche annetto che stavo nella chiesa e io ho sempre detto no, ma talmente insistette che alla fine dicevo vabbè, lo porto. Andai lì un martedì, una riunione diciamo tra di noi, come salì sul pulpito e iniziai a parlare, lo Spirito Santo mi chiuse la bocca. Non mi fece parlare. Giusto? Poi ho capito perché. Non era il tempo. Non dovevo parlare. Quando sono passati, quanti anni sono passati? 13, 14, boom, mi ricordo. Allora mi chiamò. E come me l'aprì a bocca? Ma zitto più. Amen. Gloria a Dio. Attenzione a cambiare il consiglio di Dio. Attenzione a improvvisarsi i ministeri che non ti sono stati dati. Ai di quei giovani. Ai di quei giovani che si stanno improvvisando come insegnanti della parola di Dio e gli anziani approvano questo e li lasciano liberi e li sguinzagliano perché neanche loro conoscono la parola di Dio. E ma Geremia era giovane, e ma Timoteo. Quando Timoteo non era giovane spiritualmente parlando, era un anziano, era giovane di età. E Geremia, quando è stato chiamato, che era giovane, semplicemente rapportava la parola come profeta nell'Antico Testamento, non portava insegnamento. Poi diventò grande, leggila tutta la scrittura. Andiamo avanti, che amarezza. Bene. Ora. Dice... giunti in Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, or avevano ancora Giovanni per ministro. Benissimo. Ora, vabbè, questo mo adesso non mi interessa. Allora, vogliamo leggere questa cosa qua che invece sì ci interessa. No, diciamo così. Allora, dice il Signore. Poi entrò nella sinagoga. E che fece? Si mise a parlare francamente. E ragionava per lo spazio di 3 mesi. E persuadeva con ragionamenti, esposizioni bibliche, senza strillare cose, gente che trema, gente che casca per terra. Ma dove mai? Le cose appartenenti al regno di Dio. Alcuni si induravano, vedete, voi cattolici che frequentate ancora, come vi dovete comportare allora se volete frequentare i cattolici? Come loro. Alcuni si induravano ed erano increduli. Leggete la scrittura, fratelli miei, dicendo male di quella professione in presenza della moltitudine, egli dipartitosi da loro, che cosa fece? Separò i discepoli. Cosa fa il Signore Iddio, creatore, nei primissimi versi della parola di Dio? Disse sia la luce e non si limitò a dire sia la luce. No. Poi il testo prosegue. E aggiunge la chiave, il fondamento, e prese la luce e la separò dalle tenebre. La separò dalle tenebre. Cosa fecero i primi uomini di Dio? Presero i discepoli e separarono i discepoli. Separarono i discepoli dagli apostati, dai bestemmiatori, da quelli che si indurivano ed erano increduli, li separarono. Quindi, scritto è, non abbandonando la comune radunanza, altresì scritto è, se alcuno non viene e non reca questa dottrina, non lo ricevete in casa, quindi... dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome. Io sono nel mezzo di loro. Eccolo qua. Separazione. Non puoi fare quello che vuoi,
non puoi andare dove vuoi. Tornando alla tua lettera, penso di averti risposto. Quindi, non fai parte di nessuna chiesa, la chiesa sei tu. Questo ti addolora? Hai lo spirito giusto? Stai pregando che il Signore ti faccia avere almeno un fratello o una sorella che possa venire a casa tua per pregare? Stai sotto questo spirito. Dove due o tre sono radunati nel mio nome, il Signore è quindi... Tu stai facendo questa preghiera perché lo Spirito Santo te la sta facendo fare. Lo Spirito Santo che ti ha battezzato, tu sei stata battezzata, riempita di Spirito Santo, sei stata battezzata di Spirito Santo, è vivente, ti sta facendo fare questa orazione, questa preghiera, stai pregando, ecco qua, stai pregando perché lo Spirito Santo è vivente e ti sta facendo fare questa preghiera. A parlare del Signore. È difficile perché sei invalida. È difficile per te uscire di casa. E questo purtroppo... Mi dispiace per te, è vero, ma non capisco cosa c'è di difficile andare a trovare una sorella settimanalmente a casa a pregare. Noi queste cose le abbiamo sempre fatte per anni e anni e anni, per una vita. Addirittura c'era una sorella, poverina poi se n'è andata, ancora me la ricordo, è durata poco, io l'andavo a prendere qua con la macchina, era invalida. Sulla sedia a carrozzelle, ma spezzato pure la schiena, che Dio la benedica, per prenderla, e se la portavo, poi il Signore se l'è portata via, è stata dura. Quando uno oggi, per esempio, con l'età che ho, non potrei più fare, perché non ce la faccio, ho quasi 50 anni, anche non ho più la forza che avevo 15 anni fa, però uno va a fare una visita, ma che c'è voi? C'è nessuno che può andare, mo mi rivolgo in generale, c'è nessuno che può andare a trovare una sorella? Non mi sembra che questa sorella sia, parlo in generale, una perditempo, no? Perché molti ti chiamano per perdere il tempo, e allora quelli no. Dico, mi hanno trascurato quando vogliono solo perdere tempo, lasciamo stare. Ma tu non sei una perditempo. Si vede da come parli, da come scrivi, sei stata battezzata di Spirito Santo. Non c'è nessuno che ti viene a trovare e siete una chiesa a tutti gli effetti, inferiore a nessuno e a niente? Una chiesa di due persone dentro una casa non è inferiore a una chiesa che si riunisce dentro un locale de 1000 persone, non c'è nessuna differenza. Scritturalmente parlando. Non ce l'ho adesso con te, cara sorella, ce l'ho in generale. Poi dici, quando esci stai malissimo, capito? Quindi, poverina, E poi dici, sei circondata da cattolici che non vogliono ascoltare nulla e pregare nulla se non la Madonna. Certo, sono cattolici, che te possono dare? Prego e parlo del Signore con un'amica, ok, nelle mie stesse condizioni. Pure lei c'ha nessuno che la va a trovare. Sto rimproverando la Chiesa, non te e non la tua amica. Non c'è un cristiano che può andare a trovare una persona. Poi dici che mi arrabbio. Ma come si fa a non arrabbiarsi? Vabbè, lasciamo stare, va. Lasciamo stare, Signore. Gloria a Dio, vabbè. E quindi la senti via internet. Gloria a Dio, continua a sentirla. Tu sei a Milano e lei vive in Francia. Amen. Continuate. Dice, possiamo considerare le nostre riunioni chiesa? Ti rispondo così, continuate a farlo.
Dio vi benedica, continuo a pregare che ci sia qualcuno, perché tu sei a Milano, ok? Tu sei a Milano, fai attenzione a chi viene a casa tua, eh? Non è che il primo che viene che ha Bibbia, attenzione a chi fai entrare a casa tua, perché dei marpioni ce ne sono tanti, con la Bibbia a mano. Quindi anche sta cosa delle case dobbiamo essere molto accorti. Quanti signori, vedi se ci avevi, sorella, se ci avevi gli sordi. Quanti venivano a trovarti, c'era la fila. Se ci avevi gli sghei, come dimo a Roma, eh? Pastori, ministri, apostoli, la fila. C'è stato un funerale poco fa, sto facendo nomi. Due ragazzi sono morti, vivevano insieme, non erano sposati, li facevano suonare in una chiesa italiana, della grande organizzazione italiana, i santi dei santi, eh? Non voglio mettermi a fare nomi adesso, non è il caso, e li facevano suonare. Perché? Perché la mamma è una miliardaria. E siccome la mamma è una miliardaria, fratello, i ragazzi, dice, ma convivono, stanno in fornicazione, e li fai suonare sul pulpito. Come funziona? È perché c'hanno gli sghei. Sono morti, tutti e due, poche settimane fa. Sono morti in un incidente, su una moto. Gente famosa, gente che sta sui... Gente famosa, non entro perché c'è in mezzo puntini. Sono morti. Tutti quanti si sono sbrigati per fargli i funerali insieme, nella chiesa, di qua e di là, questi santi uomini di Dio, due angeli che sono andati in cielo, che vivevano in fornicazione. Allora la Bibbia mente. Quando la Bibbia dice che i fornicatori non erederanno il regno di Dio, no? Allora, noi perché diciamo la differenza tra noi e quelli che dicono il contrario è che noi ci crediamo a quello che dice la Bibbia. Se la Bibbia dice i fornicatori non erederanno il regno di Dio, siccome noi ci crediamo, veniamo attaccati. Gli altri che ci attaccano non ci credono, e questa è la differenza. Io ci credo. Allora qualcuno dice, tu mandi all'inferno la gente, ma se questa è la tua risposta neanche ti rispondo, scusate il pleonasticismo. Io ci credo a quello che dice la Bibbia e la predico. Quindi, quando un fratello, una sorella è invalido e sta a casa sua e c'ha i miliardi, c'è la fila alla porta, che tutti vanno a casa sua. Come discorso generale, non sono tutti così, ci sono eccezioni, appunto. Se una sorella, un fratello, non c'ha gli sghei, non sa a quale, come dicono i cattolici, scusate la battuta, a quale santo appellasse. Ovviamente noi, quando parliamo di santi, però non parliamo dei santi morti, ma di quelli che sono viventi, perché i santi è la Chiesa di Gesù Cristo viva oggi sulla terra. Biblicamente come sei messa su questa cosa? Stai benissimo, continua così, Dio ti benedica, il Signore ti ha battezzato di Spirito Santo, è scritto che lo Spirito Santo è la capara della vita eterna, fai attenzione a chi ti viene a trovare. La prima regola, sii diffidente. Pure se dice glory glory, se c'ha la Bibbia sotto, provate gli spiriti. E poi, ok, mi fai la domanda che ogni tanto qualcuno mi fa, benissimo. Avrei una domanda che riguarda te, ok, non vuole essere un attacco, lo so, alla tua persona, ma una richiesta per comprendere, giusto? Allora, so che tu lo predichi, che non esiste il ministero femminile, giusto? Non esiste
il ministero pastorale femminile, ma poi sul tuo sito vedo la foto di un pastore donna e questo mi confonde, giusto? Allora, il pastore donna che tu vedi, che non è un pastore, ok, c'è scritto pastore, è mia madre, Marina, Evangelisti. Ok, allora dice, ma non è una contraddizione? Sì, io già ho risposto pure quando ho fatto il video, è una mega contraddizione, è sbagliatissimo. Quindi che cosa ti devo dire a tutti voi che ogni tanto giustamente me lo tirate fuori? Giusto, così è. Sì, non esiste nessun ministero pastorale, quella cosa lì è una contraddizione, è sbagliata, è scorretta e non ho nulla che dire, nulla da dire, a mia discolpa, niente, perché è sbagliato, punto. Dice allora, perché la lasci? Perché la lascio? Ok, allora, e perché l'hai fatto? E perché l'ho fatto? Bella domanda, ecco qui. Mi trovo in difficoltà. Allora, perché la lascio è facile dirlo, perché l'ho messa è difficile dirlo. Allora, intanto detto che è una contraddizione, che sto in torto marcio, non mi nascondo, intanto tu non sentirai mai un solo video, né dal vivo, né su YouTube, né ovunque, dove mia madre insegna Bibbia, perché mia madre stessa dice, no, io non ho ricevuto questo, affatto, non l'ho ricevuto, non ce l'ho, c'è mio figlio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi su questo siamo tutti a posto, siamo tutti, come si dice, a Roma, a cavallo, e fino qua nessun problema. Bene. Perché l'ho messo? Allora, perché l'ho messo? Ti dovrei raccontare molte cose, anche sul personale, e non lo posso fare. Non lo posso fare. E perché dovrei parlare delle mie cose private, personali, e altre cose, quindi non lo posso fare. Quindi è così, c'è questo errore, è una incongruenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi niente. Dice allora perché lo lasci? Guarda, perché lo lascio? Potrei toglierlo effettivamente. Adesso mi scade pure il sito, però intendo rinnovarlo, perché così resta quello che io ho fatto per quasi 12 anni. Non l'ho fatto da solo, ovviamente, anzi. E eccetera, eccetera, eccetera. E resta quello che io ho fatto, resta quello che io sono, tutto pubblico, non voglio cancellare nulla. Come fanno alcuni, dice, ma io ho sbagliato questo, mo adesso non sono più così, cancella tutti i miei video, cancella tutto. Che cancella? Quello che hai fatto resta, è così io. Quello che ho fatto resta, punto. È sbagliato, è una contraddizione, ma resta. Confonde, sì, infatti, confonde. Dice, ma come hai potuto? E come ho potuto? Non posso dirti le cose, perché se ti dico le cose mie dovrei poi, capito, poi sì, non me la sento, quindi una risposta netta non ce l'ho. Sì, è una contraddizione, mettetemi in croce, fate bene, non parlo di te. Ci sono delle cose che a volte avvengono perché non siamo come alcuni pensano che noi siamo, che possiamo fare tutto. Lasciamo stare. Benissimo. Comunque, mia madre è una vera figliola di Dio. Il Signore se ne è usato un po' tanto, tanti anni fa. Se ne è usato tantissimo. Non che sia una predica, non ha mai predicato, non ha mai insegnato, però è stata usata grandemente da Dio, ma grandemente, per portare una marea di gente al Signore, e il Signore ha grandemente operato. Quindi voglio sottolineare che mia madre è stata, è, e per la grazia di Dio speriamo che lei, io e tutti noi possiamo perseverare ad essere una vera figlia di Dio. Sì, quella è mia madre, sì, Marina Evangelisti. Ho fatto qua, c'è un paio di video suoi dove lei loda Dio e invita le persone a pregare per la guarigione. Gloria a Dio. Bene, questo, vedi, io sono Alessio Evangelisti,
ho sempre dato la faccia, ho sempre dato il nome, ho sempre dato il cognome e non ho mai nascosto né i miei errori pubblici, non privati, né i miei peccati. Tutto resta. Chiunque può prendere i miei video, la mia persona, può usarli senza il mio permesso e può anche farmi video contro e anche diffamarmi e anche dire cose che io non ho mai detto. Potete fare tutto. Io sono stato insegnato dallo Spirito Santo in questa cosa qua talmente bene che non ho nessun problema. All'inizio non era così, uno deve maturare piano piano, no? Infatti i giovani nella fede, che tempo fa mi scrissero, oddio, mi hanno attaccato, mi hanno fatto un video. La prima cosa che io gli ho insegnato, calma, ti devi rafforzare. Non fare finta, rafforzare dentro. Quando vieni attaccato, quando ti vengono fatti i video, ti devi rallegrare. Non ci arrivi con un giorno, ci arrivi col tempo, ok? Da questo conosceranno anche se siamo figli di Dio. Ecco qui la differenza fra noi e gli apostati, tipo quelli apostolici, che non denunciano le persone per grazia concessa. Quando hai chi ha questo sentimento, lasciamo stare. Quindi sì, la mia risposta su questo è stata molto sommaria, ma questa è. Ripeto, potrei cancellare tutto e infine, però no, lo lascio così. Bene, questo è quanto. Bene, io spero di averti risposto, cara sorella, Dio ti benedica, e spero questo video possa essere di aiuto a qualcuno. Poi adesso mi riascolterò, spero di aver parlato bene, spero di aver parlato secondo la volontà di Dio. Poi mi riascolterò perché sono in streaming, sono in privato, eccolo qua, poi adesso lo renderò pubblico, anzi lo rendo subito pubblico. Ecco, l'ho reso pubblico. Quindi spero che questo video, insomma, possa essere voluto dal Signore. E che Dio ti benedica, cara sorella. Bene, quando vuoi scrivi, tieni presente che non posso rispondere subito alle mail, ci vuole un po'. A volte anche più di una settimana, dipende. E quindi, perché io lavoro, mi sveglio la mattina alle 5, ho mille cose da fare, mille problemi anche molto grossi, molto seri. Che ovviamente non sto qui a dire, e quindi i problemoni ce li ho grossi, però gloria a Dio, quello che posso faccio, va bene? Dio ti benedica, un bacione in Cristo Gesù, no, scusa se mi rivolgo a te, ma sei una persona di una età grande, quindi massimo rispetto, come una sorella più grande di me di età, dico un bacione grande in Cristo Gesù, e Dio ti continui a benedire e a portare avanti quello che stai facendo, lo fai veramente molto bene. Dio ti continui a benedire. Io ti saluto in Cristo Gesù. Shalom a tutti quanti. Con voi è stato Alessio Evangelisti. Pace.